Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. Oggi volevo portarvi con me nel viaggio che mi ha fatto arrivare fino al punto in cui sono, sia io che anche un po' Lorenzo. È più una mia esperienza, però anche Lore condivide molti passaggi con quello che ho fatto io. Quindi, come sono passato da gamer molto, diciamo, distribuito in tutte le piattaforme a un prevalente PC gaming così importante, e i motivi e i benefit e qualsiasi sia altre ragioni che hanno portato a questa trasformazione e appunto questo totale amore verso questa tipologia di piattaforma. Come sapete, come ho già detto un botto di volte, ho avuto una marea di console. Da praticamente faccio prima a dirvi quelle che non ho avuto, che sono Wii U e PS Vita. Tra le portatili soprattutto ho avuto tipo non so quanti Nintendo DS, perché tra versioni nuove, Plus, più cose vendute e ricomprate, DS ne ho avute una quantità veramente industriale. Quindi per fortuna, grazie appunto ad aver provato tutte queste piattaforme, mi sono ritrovato ad avere un'esperienza molto completa di quello che è il gaming su console e gaming su PC. Il passaggio non c'è mai stato un passaggio al PC, perché ho sempre portato avanti il gaming in maniera praticamente parallela, non mi sono mai spinto più da una più dall'altra parte in età giovanile. Ho giocato dove avevo voglia di giocare, quindi non avevo problemi. C'era un gioco che mi piaceva su Wii o su PlayStation o su Xbox o su PC e lo giocavo, non avevo problemi. I Fable ad esempio li ho giocati su PC, per dire, ma ho giocato una marea di giochi su console, ma allo stesso tempo anche su DS ho giocato una marea di tempo. Giocavo il gioco dove usciva, non avevo così tanti, non mi facevo troppe paranoie, giocavo dove andava. Il passaggio al PC gaming è stato inconscio, cioè non dico che mi sono svegliato una mattina che giocavo prevalentemente tutto su PC, ma poco ci manca, perché probabilmente il pensiero che ho, che mi sono fatto in questi anni, con l'aumento della passione verso il videogioco, la differenza di come il gioco lo giocavo e dell'immersione che avevo era sempre più importante. Per cui questo mi ha fatto automaticamente propendere verso il PC gaming. E questa è una cosa abbastanza importante, come abbiamo visto l'anno scorso, con Sekiro, cui abbiamo fatto un video dedicato. Quando esce su console fisso a 30 un gioco di quel tipo lì, e su PC esce a 60, sbloccabile dopo 2 secondi toccando 2 file, il gioco cambia completamente. È inutile star qua a parlarci e a cantarcela di qui e dircelo di là che è apprezzabile a 30-60 o che è apprezzabile a 30. A 30 è un'esperienza zoppata per quella tipologia di gioco, come su una marea di altri giochi e i competitivi. Però, seppur il giocare meglio aiuta moltissimo ed è fondamentale per goderci al meglio la nostra passione, forse e secondo me la duttilità e l'evoluzione è la caratteristica principe del PC gaming. Nel senso che si adatta a qualsiasi tipo di persona esistente sulla faccia della terra che voglia videogiocare. È ovvio che per alcune circostanze sono meglio altri tipi di sistemi, però generalmente è difficile che il PC gaming possa essere, diciamo, non in target, perché tra le diversissimi form factor, fasce di prezzo e tutto, dallo studente fuori sede al lavoratore che ha 1 milione di euro, si riesce a trovare qualsiasi tipo di soluzione per chiunque. E questo solo a livello hardware. A livello software ci sono una quantità di giochi veramente impressionante. Vi voglio condividere la mia esperienza. Allora, il PC gaming molte volte è visto come molti giochi AAA e soprattutto molto competitivo, molti strategici, ma il competitivo diciamo che lo fa da padrone. Vi invito molte volte però a scavare un po' sotto la superficie, a non vedere solo la punta dell'iceberg, perché ad esempio in questi giorni, in questi mesi, ho scoperto Enderal. Cos'è Enderal? Enderal è praticamente una total conversion, che è praticamente una mod di un gioco. Praticamente c'è un gioco A e la total conversion fa diventare quel gioco A, sulle fondamenta di quel gioco lì, un'altra cosa totalmente diversa dal gioco A. Questo è successo appunto con Enderal, che praticamente è una mod base Skyrim. L'ho vista gratuita su Steam, ho detto, bah, sapete che sono orfano di un GDR in terza persona di livello importante, da dopo The Witcher sono ormai 5 anni, perché maggio è già, adesso siamo a maggio, The Witcher è uscito a maggio 2015, sono ormai 5 anni di pura assenza sul mercato di quel tipo di gioco in versione poderosa. Ebbene, l'esperienza di gioco è veramente bella. Cioè, mi aspettavo una roba molto più grezza. È stato anche sottotitolato in italiano. Cioè,
In Alyx non c'erano sottotitoli in italiano, non c'era nulla in italiano, me li sono trovati su questo gioco fatto come mod da un piccolissimo studio tedesco. Cioè, ci sono rimasto veramente bene. Cioè, ci sono giochi di livello commerciale, distribuiti e tutto, che sono peggiori, tranquillamente posso dirlo. È una mod non gradevole, di più. È un'ottima esperienza e ve la consiglio vivamente, totalmente gratuita e su base di un gioco uscito 10 anni fa. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, quindi io non mi sono divertito spendendo 70 euro aspettando il solito AAA da 10 ore, ma ho trovato un'esperienza veramente gratuita, fatta da quelli che potrebbero essere i miei omonimi giocatori, ovviamente da un piccolo studio, però comunque da persone che comunque ci lucrano poco. Poi io l'ho supportati comprando la colonna sonora perché ho veramente apprezzato il gioco. Però il discorso è che quante di queste chicche ci sono nel PC Gaming? Quante volte magari troviamo cose che non ci sono da altre parti, che ti fanno... Cioè, questa esperienza mi ha fatto veramente apprezzare e far venire voglia di fare questo video per farvi percepire a voi la passione proprio che abbiamo per questo tipo di piattaforma. Non perché sia per forza superiore agli altri o bisogna fare platform war, ma proprio perché queste cose sono, non dico da fare un parco nazionale e difenderle, ma quasi, perché sono veramente... passione e basta. Non c'è business, non c'è microtransazioni, non c'è... è pulito. Cioè, non so se riesco a farvi percepire quello che sto dicendo. È videogioco alla massima espressione. Come ho già detto nel video dei 10 videogiochi, che tra l'altro vi ringrazio, è andato veramente molto bene, il PC Gaming dà vita ai giochi in maniera totalmente diversa. Un gioco su console, sebbene lungo, può diventare obsoleto dopo poco. Un gioco su PC, dopo 10 anni, può tranquillamente essere sulla cresta dell'onda per vendite e giocato. E questo è fondamentale, perché giocare a un videogioco non vuol dire giocarlo bene. Giocarlo bene è tutt'altra cosa. Puoi giocare a Civilization 6 su iPad, però giocarlo su PC con le mod, con un processore che ti permetta comunque di avere performance per sfruttare delle mappe grandi, non c'è la differenza fra... Veramente, A a Z non basta per colmare quella differenza. C'è di più, perché è veramente un abisso. Anch'io, ragazzi, in questi giorni ho iniziato, insieme al 104 Team, a giocare a LoL. E con risultati abbastanza deprimenti, perché in questo momento Riot, non so, tra Valorant e Runeterra siamo tutti dietro a giocare o punto a carte o a Valorant o a LoL, e stiamo giocando a quei tre giochi lì, tutti giocarli fissati e non lo so come mai, e ci sta, è il periodo. Però effettivamente, al di fuori di quei videogiochi lì che un po' evidenziano il PC Gaming, ci sta veramente un mondo di giochi da provare. L'anno scorso poi ero molto felice di vedere i risultati ad esempio di Ubisoft, che ha fatto con Anno 1800. È andato veramente molto bene, tant'è che in quel periodo i revenue da PC erano superiori rispetto al revenue console, che non è una roba che succede spesso, e mi ha fatto molto piacere, perché è un gioco che ho apprezzato molto, veramente molto bello, e che anche lì ci sta a dargli una possibilità. Ma come questi, a moltissimi altri giochi, dovete solo veramente avere voglia di sbattervi, di cercarli, di guardare, di sperimentare, e non semplicemente limitarvi al AAA di turno o al competitivo di turno. Quindi, ricapitolando, oltre appunto a questa possibilità di giochi veramente fighi, comunque abbiamo anche adesso le esclusive Microsoft, stanno uscendo anche le esclusive PC, abbiamo i giochi giapponesi che stanno uscendo a manetta. Capcom ad esempio ha pareggiato Monster Hunter World sia su console che su PC, quindi comunque c'è un interesse anche dal mondo giapponese sul PC, cosa che non è proprio per niente scontata. Sono usciti un botto di giochi giapponesi su PC negli ultimi tempi, e appunto la possibilità di giocare meglio, quindi avere più immersività, che è fondamentale in un videogioco. Praticamente il PC in questo momento, come ho già detto negli ultimi video, ha la moglie piena e la moglie piena, ha la botte piena e la moglie ubriaca, non ci si può chiedere di più. Anche le altre piattaforme hanno ottime risorse, PS4 ha un botto di giochi esclusivi molto fighi, Xbox ha comunque un'ottima console, prezzo prestazioni, e un Game Pass che ti fa giocare una marea di giochi a poco. Quindi ognuno ha il suo, diciamo, la sua possibilità, e non c'è una scelta sbagliata. Però in questo momento mi sento di dire che la scelta migliore dove godersi appieno il mondo videoludico, sì, è il PC. Per me, ragazzi, è molto importante però che commentate qua sotto e mi dite voi quali sono le esperienze, conoscete qualche chicca o perché voi amate il PC Gaming, e cosa vi ha spinto appunto a andare appunto a scegliere questa via della forza, visto che l'altro giorno era il 4 di maggio, e
apprezzare questo tipo di piattaforma come piattaforma principale o come intrattenimento principe per la propria passione videoludica. Quindi ragazzi, ricordatevi anche di iscrivervi al canale Telegram qua sotto delle discussioni, ma anche e soprattutto al canale Telegram delle offerte, che ultimamente stanno venendo fuori di quelle robe senza senso, quindi prezzi veramente importanti su ultimamente monitor a manetta, cuffie, l'altro giorno errore di prezzo, cuffie da 160 euro a 80, cioè veramente tanta roba, per cui se volete risparmiare qua sotto in descrizione fate il link al Telegram delle offerte. Per il resto iscrivetevi al canale e alla prossima ragazzi, ricordatevi di commentare.